Presidente, oggi si può dire il primo giorno di scuola, bisognava mettere il primo tassello. Praticamente questo tassello è arrivato, arriva coach Manuel Ciglio che sarà il nuovo allenatore del Teramo Basket 1960. Sì, un segnale, come ho detto già da tuoi colleghi, del setto che noi c'eravamo, ci siamo e ci saremo, con un progetto giovane, con un allenatore sicuramente inesperto da categoria, ma che ha molta esperienza nel settore giovanile, che viene da scuole di basket importanti come quella di Pino Sacripanti, viene in un ambiente come quello di Cantù che mangia pane e pallacanestro da praticamente una vita, si viene a mettere in gioco qui pur potendo magari stare nel comodo cortile di casa, e quindi è un apprezzamento importante per questo ragazzo. È una scommessa per noi, una scommessa per lui. Siamo convinti di aver fatto una buona scelta senza aver fatto casting importanti come gli altri anni, che magari ci hanno portato non proprio dove volevamo andare. Rimane il rimpianto di non aver potuto concludere un percorso importante con il coach De Mizioli, ai quali vanno i miei ringraziamenti come uomo, perché è una persona splendida. La chimica non ha funzionato, gli auguro tutte le fortune del mondo, come auguro al nostro coach di portarci a quei successi importanti. Allestiremo una squadra degna, con un budget ridotto, perché la ristrutturazione societaria prevede questo, ma non per questo ci neghiamo ambizioni che sono quelle legate naturalmente al mantenimento della categoria per il quarto anno consecutivo e toglierci soddisfazioni in un ambiente diverso, altre partite, altre squadre, altri territori. Andiamo a ripercorrere quei percorsi del Teramo Basket in Emilia Romagna.